Si è chiusa la stagione, è stato assegnato lo scudetto Macerata, partiamo da lì. Sì, ieri Macerata ha vinto lo scudetto meritatamente, anche se ha avuto a che fare con una gran squadra come Perugia che ha lottato fino alla fine, però alla fine insomma se li sono meritati, perché quest'anno era l'anno dove dovevano vincere qualcosa di più, come era scritto sulla carta. Alla fine hanno vinto lo scudetto. Se ti guardi indietro, che stagione è stata? È stata una stagione un po' strana all'inizio, però poi si è assestato tutto e alla fine abbiamo fatto anche una buona pallavolo. Abbiamo trasmesso al nostro pubblico e anche un po' peccato per non essere andati in finale scudetto. Hai parlato del pubblico, pubblico che vi è sempre stato vicino, e si è ricreato quel feeling, no? Quell'atmosfera dentro il palazzo ma anche fuori, questa vicinanza tra squadre e tifosi. Sì, cioè anche grazie a loro, grazie al nostro pubblico, ai nostri tifosi che nei momenti difficili ci hanno dato una grossa mano a tirarci fuori dalle difficoltà, non solo nel palazzetto ma anche al di fuori della palestra. Ancora adesso si fanno sempre sentire, ci invitano sempre a qualche cena per stare sempre in contatto con loro, stare vicini, perché siamo comunque una squadra. Loris Manià ha chiuso da schiacciatore. Sì, dopo non so 13 anni che non ho mai schiacciato, le ultime due partite per questa qualificazione alla Challenge Cup ho giocato da schiacciatore, ho rischiato di fare un punto, ahimè non è scesa sta palla, però dai, mi sono divertito.